Buongiorno, siamo qui con Arianna Farella, Consultant Manager di Edeco Life Science. Arianna. Buongiorno a tutti, grazie. Arianna, siamo qui per chiederti una domanda. Il ruolo del biotecnologo nell'azienda del settore healthcare, qual è esattamente? Ossia, gli studenti che vengono fuori da questa università, laureati in biotecnologia, che tipo di sbocchi professionali possono ottenere? Allora, gli sbocchi professionali per, diciamo, coloro che ricoprono il ruolo di biotecnologo, ma anche che, diciamo, intraprendono questo tipo di percorso sono molteplici e sono anche mutati nel tempo. Possiamo, diciamo, declinarli in alcune aree professionali, come quella della ricerca e sviluppo, quindi ruoli di ricercatore scientifico. Legati ai ruoli di ricercatore scientifico sono tutti quei ruoli legati alla produzione e al tecnico di laboratorio, quindi tutti quei profili che svolgono appunto il ruolo di tecnici di laboratorio, tutti quei profili legati invece al controllo qualità, quindi come il quality assurance e il quality control, e quei profili che oltre al controllo qualità si occupano anche delle normative diciamo, degli enti regolatori, quindi il profilo fondamentalmente del regulatory affair. Infine possiamo dare, diciamo, uno sguardo un pochino più al futuro su quei ruoli che magari ad oggi la domanda è sicuramente elevata e dove la specializzazione e le competenze dei biotecnologi sicuramente sono calzanti, come il ruolo di technology transfer. Il ruolo di bioinformatico, ma anche tutti quei ruoli legati un pochino alla comunicazione scientifica, dall'informatore medico-scientifico a magari il medical writer, al ruolo di patient engagement manager e infine al divulgatore scientifico, che è sicuramente è una figura ad oggi sempre più digitale, ma dove la competenza del biotecnologo nel futuro si sta puntando molto anche per questa tipologia di profili dove c'è comunicazione scientifica. Grazie mille, Grazie a Arianna. te.